Ci troviamo a Viterbo e questo è un parco agricolo, mi piace definirlo in questo modo, è un parco agricolo urbano perché siamo veramente all'interno della città. C'è un parco agricolo in piazza Viterbo. Disabilità e fragilità qui sono potenzialità a vantaggio della città. Da questo punto di vista è inclusiva sia per la periferia urbana, perché comunque riqualifica la periferia urbana, e sia perché per le persone che stanno con noi, per le quali lavoriamo, che sono persone che hanno disabilità o hanno altre fragilità. Arrivano dalla provincia di Viterbo e dalla città di Viterbo, arrivano attraverso l'ente, la ASL, con la quale collaboriamo, e quindi noi, una volta che la ASL li ha presi in carico, proseguiamo nel piano individualizzato per loro, che è un piano riabilitativo. Arrivando qui si vedono subito gli animali, quindi si ha attività riabilitativa con gli animali, che sono sia i cavalli che sono dietro di me, ma anche altri animali. Abbiamo anche la terapia con i cani. Un bambino a cavallo è un bambino che c'è. È un bambino che è meravigliosamente inserito, meravigliosamente sereno e che può esprimere le sue potenzialità. Gli animali sono l'alterità per eccellenza e per entrare in relazione con gli animali è necessario declinarsi, è necessario sviluppare le proprie competenze relazionali, sociali, emotive, e la cosa meravigliosa è necessario cambiare modalità comunicative. Per esempio, per entrare in relazione con un cavallo è necessario lavorare molto sul corporeo. A volte non è necessario parlare, perché se ti tocco, ti faccio una carezza e ti guardo, questo è già una comunicazione. I nostri utenti, magari adulti, poi durante il percorso riescono a diventare insegnanti per i bambini che vengono qui. E questa secondo me è veramente la parte riabilitativa inclusiva che ci caratterizza. Parallelamente in questo luogo si attua una possibilità terapeutica come una possibilità evolutiva, come semplicemente una possibilità di benessere. L'idea che ci piace molto sottolineare è che la campagna possa espletare forme plurime di nutrimento. Si parte dalle attività sportive, perché appunto ci sono i cavalli, quindi c'è tutta l'attività sportiva a cavallo, poi le attività, abbiamo detto, riabilitative con gli animali, ma non soltanto con gli animali, perché c'è anche la produzione agricola vera e propria, che può essere considerata comunque assolutamente un'attività riabilitativa. È bellissimo perché vivono veramente un ambiente diverso a pochi metri da casa, perché è possibile appunto entrare veramente in un mondo diverso, con una genuinità che caratterizza questo tipo di luoghi, anche questo tipo di attività. La campagna ti dà la possibilità di identificare nell'altro quello che è bello, positivo e funzionante.